Sapete perché oggi c'è lo sciopero degli ombrelloni nelle spiagge italiane? Perché i gestori di questi stabilimenti protestano contro il governo che ha ceduto alla legge europea che da ben 14 anni, dal 2010, impone agli stati membri di mettere a bando tutte le aree demaniali, che sono tutte le coste che si affacciano sul mare, perciò anche in Italia, che ha migliaia di chilometri di spiagge e di pontili, deve mandare a bando, cioè mettere all'asta al miglior offerente la gestione di questi luoghi, che in Italia sono tradizionalmente invece gestiti dalle stesse famiglie da anni, che evidentemente hanno scambiato la concessione per una proprietà. Famiglie che negli anni hanno anche investito molti soldi, però voi pensate che in Italia si pagano circa 110 milioni di euro per queste concessioni a fronte di un reddito di 10 miliardi di euro. Perciò c'è una sproporzione evidente per la quale l'Europa chiede conto, visto che poi l'Italia è un paese indebitato. Ecco, l'ultimo governatore a illudere i balneari in una concessione fino al 2033 è stato Giuseppe Conte, proprio quando governava con la Lega, ed è stato frutto di un ricatto, esattamente come il decreto sicurezza. E da quando Conte ha varato e ha allungato e ha prorogato queste concessioni, l'Italia sta pagando centinaia di migliaia di euro tutti i giorni di multa, di infrazione, appunto perché non rispetta la Bolkestein. Adesso i nodi sono venuti al pettine, a fine anno queste spiagge, questi pontini andranno tutti a bando e non ci sono più scuse, perché questo dice l'Europa. Se noi vogliamo essere autonomi, dobbiamo uscire dall'Europa, e allora possiamo decidere autonomamente come gestirci la cosa pubblica. Ma finché rimaniamo dentro l'Europa e finché la Meloni promette di uscire dall'euro, di abolire le accise e poi deve calare le braghe anche sui balneari che l'hanno votata nell'illusione di rimanere proprietari delle spiagge, ecco, di fronte a una classe politica così ci rendiamo conto del realismo che dice che se stiamo in Europa dobbiamo rispettare le regole, ok? Perciò è un problema politico, è il governo che governa, non deve dare colpa agli altri. Governate voi, Salvini e Meloni, decidete: o usciamo dall'euro e usciamo dall'Europa e mantenete le promesse, oppure dovete dare in concessione le spiagge come è stato imposto dall'Europa e smettere di pagare queste multe. Giusto o non giusto lo deciderete voi, però questa è la realtà, questa è la legge.